Gli ingredienti per questo risotto di Maria Callas con la finocchiona di Giovan Battista, che ora canterà sempre le arie, e oltre che darsele. Dai, vai. Allora, niente. Gli ingredienti. Gli ingredienti usiamo dell'olio extravergine d'oliva, un pochino di cipolla, un pochino di aglio. Poi metteremo la nostra pasta appena avremo imbiondito i nostri odori e continueremo a mantecare il riso con del brodo fino a cottura. Naturalmente finale una noce di burro e parmigiano per mantecare il tutto. Quindi è una cosa molto semplice. Ecco, come si chiama testa sal, ma perché? Riso al testa sal, per testare il sale che era stato messo nell'impasto. Cioè, se era troppo salato il riso diventava immangiabile. Praticamente immagino. Il riso non va toccato, non va aggiunto niente, va usato questo impasto per fare il condimento. Al momento in cui lo mangi, ti accorgi se... Perché questa naturalmente portando a cottura è come se fosse già a stagionatura l'insaccato. Certo, fuoriesce il sale. Ora proviamo a vedere se ha messo il sale giusto nella nostra finocchiona. Ah, questo capito? È uno scherzetto, ma vedi gli amici, Giovan Battista, tu che sei tanto amico della Maria, questo non è un testo, questo è un trabocchetto, altro che tasta sale. Allora senti, io vedo qui un brodo, è un brodo vegetale o un brodo di carne? È un brodo vegetale, naturalmente è stato messo a cuocere con della cipolla rossa, un mezzo pomodoro, degli odori classici e poi l'abbiamo filtrato, ho fatto decantare un po' e poi filtrato e adesso l'ho portato naturalmente qui per fare il nostro riso. Nel frattempo accendo il fornello e taglio un po' di cipolla, anche perché la base di ogni risotto per essere poi portato in tavola ed essere in qualche modo apprezzato è la cipolla. Io la metto sempre questa in qualsiasi riso, guarda, anche nel riso in bianco la faccio sempre con la cipolla. Io ho il mio modo di ma ne parlavamo giusto con Jean-Michel Carrasso. La cipolla, per gli amanti della cipolla, nella cottura ci vuole la cipolla bianca. Certo. Io che invece amo sentirla, ma insomma che si strugga, preferisco quella le cipolle rossa. Rosse. Sì, vero, ecco, allora, al sud, scusami, voi non... Loro usano, allora in Calabria... Loro, a parte tua, loro. Io ora, non più là, sì, non ci vivo più naturalmente, però ecco, dalle parti di mio padre si usa moltissimo la cipolla rossa e naturalmente... avendo poi Tropea che non è molto lontana, la cipolla fresca per fare tutti i piatti freschi e per dare anche esaltare un pochino più la freschezza di un piatto e poi naturalmente la cipolla di Tropea che poi viene fatta in qualche maniera essiccare e portata, è una cipolla che dura tutto l'anno insomma. E naturalmente niente, noi ora in questo caso abbiamo usato questa cipolla bianca in modo che non cambi moltissimo il sapore al nostro impasto naturalmente. E poi la cipolla, sì, l'aglio non lo metto a pezzettoni ma lo metterò intero che poi toglierò più tardi. Allora, mentre Maria prepara l'aglio, vediamo se c'è un'altra telefonata, sempre più veloci, per identificare il tipo di mais che io vi propongo e che darà diritto a ricevere 3 bei premi. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Maria. Maria, anche lei è una terza Maria, quindi la Callas, la Maria Campagna e lei da dove? Da Sesto. Da Sesto. Senta Maria, le piace la sbrisolona? Come? Oh, vediamo allora se ben stagionata lei andrà a ritirarsela per Natale dal nostro Giovan Battista, Va bene. Allora, che tipo di mais è questo? Ma senta, a me mi sembrerebbe lo storo, la farina di storo. No. Mi spiace. Lo so che le spiace perché i premi erano belli, vero? Sarà per un'altra volta. Ma molto volentieri, mi piace quando loro la prendono così sportivamente. Sì, Maria, comunque io la guardo tutte le sere. Ah, allora, insomma, allora prima o poi deve vincere anche lei, Speriamo. Va bene. Arrivederci Maria, buona serata. Grazie, anche a lei. Grazie. Allora, sta tostando la nostra cipolla. Ah, sì. Per il riso ci sono diverse, per fare il risotto, diverse qualità. Scuole sì, e diverse vero. Qualità. Allora, in questo caso io vado molto secondo proprio la ricetta originale, dove in questo caso fa in qualche maniera
soffriggere appena appena anche il nostro impasto. Quindi prima di mettere il riso. Prima di mettere il riso, e quindi poi la cottura andrà avanti mettendo il riso e aggiungendo il brodo fino a poi a portarlo alla sua giusta consistenza. Quindi si ha già una sorta di mantecatura attraverso il grasso dell'insaccato. Perfetto, bene. Ecco, dicevamo che molte volte i risotti oggi invece si fa la tostatura del riso senza neanche il soffritto. Bene. Chi lo fa col burro, insomma, noi si fa un bel risotto come ci piace a noi. Il classico risotto, ora, naturalmente nella ristorazione per comodità molto spesso viene tostato in precedenza in modo che si abbrevi un po' i tempi di lavorazione. Sì, anche perché non puoi far aspettare, alcuni tipi di riso hanno delle cotture molto lunghe. Allora, aggiungiamo il nostro riso. Veramente dovevo aggiungere questo. Ma questo è un lapsus. Tirala su. È l'abitudine, Maria, di fare i risotti con funghi, come fai? Zio è andata a raccogliere i funghi. Allora, quest'anno non c'è stato niente. In Maremma c'è tutta la zona di Roccastrada, Sassofortino, Montemassi. Allora, Casentino. E lui è stato anche sul Monte Amiata, è tornato. Anche sulla Amiata l'hanno trovati l'altro giorno. Ne ha trovati cinque soli e mi ha detto: ma senti, se devo andare a girare per 4 o 5 funghi sto a casa. Perché lui o fa le borsate piene, insomma, cestini pieni, o se no sta a casa, preferisce. Allora, a questo punto bisogna in qualche maniera lavorare subito questo. Bisogna stare attenti perché attacca immediatamente, vero Maria? E poi comunque se lo lasciamo qualche secondo da solo fa tipo una palla che è molto più difficile poi sgranare, insomma. Quindi bisogna in qualche maniera. È un po' lo stesso concetto del macinato, Sì, del nostro ragù classico, perfetto. Gianni, vieni a assaggiare i panini che ha preparato Giovan Battista mentre noi siamo qui. Non c'è male, eh? Questo è il procedimento proprio del soffritto, anche del ragù. Sì, perfetto. Poi naturalmente è una sorta di preparato che ora qui abbiamo il finocchietto che fa da padrone in questo caso, avendo usato il preparato. Ma il risotto al finocchietto è delizioso, comunque. Allora, mentre noi siamo qua, ricordiamo che useremo l'impasto fresco della sbrisolona che sta per assaggiare appunto Giovan Battista in compagnia di Gianni. L'assaggio. Tanto te la conosci, quindi impasto fresco. Però Maria, c'è chi usa anche alla fine mettere l'impasto stagionato. Quindi usare esattamente il nostro salume quando è già stagionato. La sbrisolona, volevo farlo vedere, dammi un coltello, scusatemi, ha questa di caratteristiche, la spalmabilità. Ora questo è un coltellone, ma guardate. Però questa è abbastanza stagionata, però insomma si riesce. Però è spalmabilissima, guardate. Infatti. Quindi si strugge molto facilmente, ecco perché viene usata tante volte nei tipo crostini per aperitivo, messo in forno il pane caldo e appena non deve cuocere, appena il pane si tosta, immediatamente toglierla. Un po' il concetto della vecchia salsiccia e stracchino con cui siamo cresciuti come aperitivo noi della mia generazione. Allora, a questo punto non deve essere naturalmente, non deve cuocersi molto, non deve raggiungere quella cottura che poi renderebbe anche la nostra carne un pochino più dura. Quindi deve stufare. Deve stufare appena appena. A questo punto noi aggiungiamo il riso. Il riso è messo. Questo è un riso Roma, naturalmente. Ho usato questo anche perché poi ha molto amido e rilascerà. Che caratteristiche ha il riso Roma? Ma è un riso che praticamente per risotti io lo ritengo, alcuni tipi di risotti, è ottimo. Naturalmente qui ci andrebbe benissimo anche il vialone nano. Anche un carnaroli. Un carnaroli, però il vialone nano forse è ancora più buono, perché ancora questo è un risottino. Allora, una cosa importante piccolo, da ricordare è che la proporzione tra macinata e riso deve essere, naturalmente, la carne deve superare la quantità di riso. Quindi un rapporto di tre quarti, e un quarto. Quindi facciamo conto quel 20% in più di carne rispetto al riso. Ora, infatti, Perché se non si riesce frutta, a vedere, cioè deve essere un ricco, deve essere insomma molto ricco di carne, non deve essere solamente un condimento così, anzi deve sembrare il contrario, no? Devo mettere possiamo cominciare a mettere un pochino di brodo.
Ecco, lo metto in modo tale un po' l'orientale da coprire e lasciar cuocere? Ma io di solito faccio cucchiai piccoli, aspetto che ritiri e poi rimetto dell'altro brodo. Perché comunque, hai paura di rimanere troppo liquida alla fine, no? Perfetto, allora a questo punto aggiunta... qua mi sembra che sì, ci un pochino ce l'abbiamo bisogno, perfetto, ci siamo. Aspetta che asciughiamo. Bene. Nel frattempo abbiamo una bella telefonata di nuovo, quindi inquadriamo la sbrisolona che sarà... uno degli oggetti, potremmo dire, delle cose in premio per chi risponde alla domanda che vi ho fatto prima. Pronto? Buonasera, il suo nome? Sì, buonasera, sono Beppe da Prato. Oh, Beppe da Prato, buonasera. Voi avete un salume eccezionale, che è la mortadella, no? Sì, buona. Senta, mi dica un po', veloce veloce, lei ha individuato il tipo di mais? Monoica. No, Beppe da Prato, mi sa che dovrà richiamare per un'altra volta. Va bene, grazie. Va bene, Oreste, ho capito, o Beppe, scusi. Oreste, io l'ho chiamato Beppe, figuriamoci. Scusi Oreste, le ho cambiato nome. Va bene, arrivederci, anzi a risentirci. Allora, metti giù la sbrisolona e vediamo chi riesce a individuarmi e potrà andare alla Taverna del Pian delle Mura di Vivo d'Orcia da Nadia e Luisa, potrà andare al Ponte Vecchio in questo bar per avere un light lunch per due persone. Il bar si chiama? Ma sì. Ma sì, e andrà, ma sì che ci andrà, sì, certo. A ritirare la sbrisolona. Allora, a questo punto... noi seguiamo il risotto. Sì, a questo punto naturalmente questo tipo di ricetta non ha grande lavorazione, è molto semplice come vedete. Ora abbiamo proprio testato questa testa sal, l'abbiamo fatta proprio in occasione della preparazione di Giambattista e quindi la serata insomma è dedicata a lui e alla finocchiona e questa non mi sembrava, era l'unico piatto che... Ecco, però mi hai anche detto per esempio che tu avresti voluto farmi una variante dei tortelli che nella zona vicino a casa tua fate, sì. Cioè i tortelli di patate con dentro la sbisolona. Sì, l'abbiamo provato a fare e sono molto molto apprezzate, sinceramente. Naturalmente, come sapete, il toscano gradisce sempre la tradizione, quindi ogni tanto l'accetta, sì, facciamolo come sempre fatto, però se ogni tanto al cliente abitué gli propone anche una cosa, l'accetta volentieri. Questa è stata una variante molto apprezzata in passato. Sì, ma ricordiamo anche un risotto radicchio di Chioggia o trevigiano con la sbriciolona, ma ricordiamo anche una bella frittatina con la sbriciolona. Io di solito la sbriciolona la usavo spessissimo, facevo delle belle focacce, chiamiamole le ciabatte fritte, tipo le nostre, la pasta fritta, aperta nel centro e messa la sbriciolona bella dentro, richiusa. E la crescenza? Solo sbriciolona. Ecco, io invece ci mettevo pure quella. Io non ce la mettevo perché usavo quella sbriciolona bella, ancora molto fresca, che un bel strato e faceva da accompagnarsi. E tu come la mangi la sbriciolona? Ma mi viene in mente ora anche un antipastino, finocchio e finocchiona con goccino d'olio d'oliva e la fine del mondo. Anche finocchione e fagioli, cioè bei fagioli sgranati, dadolata di finocchiona. Che mentre la soprassata è la merenda, potremmo dire, di coloro che l'accolgono, l'oliva invece la soprassata è di quelli che vendemmiano. Vediamo come consuma il telespettatore o la telespettatrice al telefono la sbrisolona. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Gabriella, buonasera signora Anna Maria. Gabriella, buonasera, da dove? Non ho sentito. Da Firenze. Oh, da Firenze. Lei ama la sbrisolona? Moltissimo, moltissimo. E come la consuma? Io la consumo come salumi, insomma, a fette, pane. Sì, ma sì, secondo sì. Lei va tagliata bella erta, alta? Ma sì. Si può tagliare fine? No, assolutamente no. Quindi, senta, e invece che ne dice del risottino? Ma il risottino mi è piaciuto moltissimo perché è una cosa nuova, direi. Sì, ma poi con alimenti semplici, insomma. Sì, davvero, no? Davvero, interessante, davvero. Meno male. E sul finocchietto lei ha mai provato a raccoglierlo? Allora, no. Io ci faccio, con il finocchietto, ci faccio la pasta con le acciughe. È proprio quello che di tradizione siciliana, no? Sì, però lo faccio un po' rivisitato, insomma. Non è il piatto siciliano.
buono. Tra l'altro, quando è il periodo delle olive, vengono messe le olive con la soda e dopo tolte, allora, vero Maria? Allora, noi, ecco, quello è anche questo. Si senta Gabriella, che ricettina. Con quelle sottorano. Però noi, ad esempio, mio padre usava prendere le olive, schiacciarle, metterle nell'acqua almeno per una decina di giorni, cambiando l'acqua giornalmente, in modo che perdesse quell'amarognolo. Quando, al momento in cui erano pronte, venivano prese, scolate bene bene, messe dell'olio d'oliva, extravergine, del sale, finocchietto, assolutamente finocchietto, e un po' di aglio. Condito tutto, messo nei barattoli, si conservano in frigorifero perché naturalmente non possiamo mettere molto sale, però per qualche tempo, qualche settimana mangiate. Insomma, sicuramente qualche giorno, dei piatti, una volta aperti. Sì, ma se sono conservati bene in frigorifero, quando sono poi, possono stare almeno 10 giorni. Meno male. Allora Gabriella, visto, bisogna proprio usarlo questo finocchietto. Davvero? Davvero. Va bene, vediamo, torniamo al nostro mais invece. Lei ha pensato, riflettuto su... Proviamo. Proviamo. Pignoletto rosso. Non ci posso credere. Grazie. Davvero? Gabriella. Sì. Bene. Sì. Scusi, come ha fatto? Ma scartabellando sui vari fifi di mais. Allora, io infatti pensavo fosse abbastanza facile, perché dalla immagine si vede evidenziato questo rosso. Il pignoletto ha una caratteristica, appunto, di avere dei chicchi rossi, e oltre a altre caratteristiche. Brava, brava Gabriella. Grazie, grazie. Allora, senta, lei ha una famiglia di quante persone? In casa siamo in due, però insomma siete sempre tanti. Va bene, allora fra un mesetto e mezzo, ma io direi per Natale, va, all'inizio di dicembre, questa sbrisolona è perfetta da condividere con la famiglia. Sì, davvero. E per il resto si mettono loro in contatto. E per il resto io le faccio telefonare, perché appunto andrà ospite per un light lunch, quindi mentre andrà a fare un po' di shopping o a visitare un bel museo, ci sono tante belle cose adesso a Firenze, va su Ponte Vecchio e andrà da questo Massi. E poi invece, se vorrà andare più lontano, ma si metterà d'accordo lei personalmente, volentieri, potrà andare a Vivo d'Orcia, dove, sappia, si vive talmente bene da avere, insomma, da invecchiare bene. Bene, farò una bella giratina. Arrivederci Gabriella. Arrivederci, grazie, arrivederci. A lei, arrivederci. Allora, Maria, andiamo a testare il riso, perché praticamente è pronto. Allora, in questo caso va assolutamente assaggiato, perché bisogna sentire se va bene l'impasto. Sentiamo, allora, i giudici, sale. Gianni, vieni qua, imparziali, lui trema, Com'è? È a posto? Gianni? Vai, attento. Gianni. Vediamo un po', se no ci tocca avere il finocchietto per combattere l'arsura. No, no, è perfetto, anche perché non abbiamo aggiunto nessun tipo di... Com'è? Ottimo. A questo punto l'assaggio anch'io. Sentiamo un attimo. Questo è stato fatto... In genere io non prediligo le pietanze salate, e questo devo dire è molto equilibrato. Vero? Devo dire la verità che... È andata bene, allora. La prova. Allora... Bene non andava, perché uno l'ha assaggiato, stava giusto, l'unico. Guarda, ora tocca assaggiarlo a te. Allora, assaggio a te, mentre poi lo lasciamo lì o lo impiattiamo, prendiamo il piatto. Allora, mettiamo una noce di burro. Tuffia, per impiattare. Secondo me ci vuole... Sì, abbiamo assaggiato che buono veramente. Il sale va, è perfetto. Ma ci bevo. Ecco, lui ci beve anche il vino, perché arriva sempre corredato da tutto. Allora, noi abbiamo da prendere un piatto che in questo momento io voglio... Ecco, ci mettiamo anche il parmigiano, no? Sì. O pecorino, ce lo metto io, e lo buttiamo all'onda sul tagliere. Va. Bravissima, hai capito tutto. Ecco, ma guarda che veniva addirittura, anzi, così veniva servito. Tipo la polenta. Di... Sì, ora vogliamo metterlo davvero come le facevano i nostri mettiamolo macellai. Sì, mettiamolo come facevano... Allora, una volta l'aglio. E allora, mentre noi distendiamo questo bel risotto, sul quale metteremo qualche fiorellino e seme di finocchio. Maria Campagna ci ricorda come si fa questo risotto alla sbrisolona di greve.
Prego. Allora, abbiamo preso dell'impasto della finocchiona che ha preparato Giambattista, lo abbiamo messo nella pentola dove nel frattempo abbiamo fatto soffriggere un pochino di cipolla e uno spicchio d'aglio intero. Poi, appena la nostra impasto si è un pochino arrosolato, ci abbiamo aggiunto il riso e a mano abbiamo aggiunto del brodo vegetale precedentemente preparato e abbiamo portato a cottura. Nel finale abbiamo aggiunto solamente una noce di burro e un pochino di formaggio. Messo sul tagliere come facevano ai vecchi tempi, in modo che tutti i lavoranti della macelleria potessero assaggiare, tipo polenta, ed è piatto e pronto. Ecco qua, lo corrediamo. Abbiamo aggiunto dell'altro dei fiori di finocchietto e un po' di finocchiona stagionata sopra. Perfetto. A questo punto sapete che vi dico, ci mettiamo accanto anche un bel vino, ci mettiamo accanto la sbrisolona e del nostro Giambattista, eccola, ecco qua, la mettiamo qua, e poi ci mettiamo il finocchietto che sarà necessario per digerire il tutto e sentirci smelli. Arrivederci a tutti, linea telegiornale come al solito, saluto Maria Campagna che vi aspetta su Facebook, lui che vi aspetta, Giambattista Fabiani a Greve, Gianni Massetani che vi aspetta anche lui a Greve. A tutti voi, arrivederci, io vi aspetto come al solito qui ad Aspettare il TG domani.